dissi appunto nello scorso video, ovvero speciale 600 iscritti, ho comprato lei, la bestiolina. Questa bestiolina non costa poco, costa veramente tanto, e però ragazzi, oggi faremo il bike check appunto di questa bicicletta. Questa è una Specialized Enduro questa volta. Ma questa Enduro è molto 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 particolare. Perché è molto particolare? Intanto guardate com'è fatta, è veramente cazzuta a differenza dell'altra. Questa qua è, sono dette, mi hanno spiegato dei ragazzi di un negozio di biciclette, che ci sono le Enduro e poi Enduro dette mini di H, che sono quelle con tantissime escursioni. Infatti questa ha 170 di escursione, che non è poco per niente. Anche l'ammortizzatore, guardate, io ci ho fatto dei saltoni della Madonna, guardate quanto spazio c'è ancora, non è arrivato a fondo corsa. E, ma anche la forcella, guardate quanto spazio che c'è ancora. Questa è la Enduro Specialized 650B del 2020 e ragazzi, tubeless ovviamente, tutte e due i cerchi, 27,5 taglia L, non più M, telescopico. La particolarità che ha il telaio in carbon, in carbonio, anche qua vedete tutto carbonio, molto molto bello, mentre il carro, questa parte qua, il carro, che è la parte dove subisce più colpi nei salti, è in alluminio, in lega leggera d'alluminio, ragazzi. Molto molto bella. Particolarità, un'altra particolarità bellissima di questa bicicletta qua, che andando a fare così si stacca e si apre uno scomparto magico. Scomparto magico perché ci sta veramente di tutto, dalla pompetta alle pezze alla camera d'aria, di tutto, arriva fino a qua, perché dentro il telaio è ovviamente vuoto e hanno sfruttato, arriva parte da qua e arriva qua, hanno sfruttato questo pezzo. Disco Shimano posteriore, disco Shimano da 180 e anteriore da 203, molto molto grande. Forcella RockShox Lyric, veramente tosta anche questa. RockShox Lyric e posteriore RockShox Limited Edition Specialized con molteplici funzioni per lo sgonfiaggio, per il gonfiaggio e la funzione del autoblocco. Ammortizzatore ad aria con la regolazione a gas del ritorno, quindi non ti darà quello stack nel ritorno molto molto fastidioso che c'è nei normalissimi ammortizzatori ad aria, ma questo qua è a gas. E come vedete il carro è veramente veramente largo. Queste ruote sono discretamente larghe, non sono larghissime, comunque sono da 2.3, che non è malaccio, e però vedete quanto spazio c'è ancora, ci passano ancora due dita. È veramente bella, veramente bella. Guardate che manubrio, molto molto largo, freni guida molto belli, ragazzi. Questa bicicletta è veramente un sogno per me e ce l'ho fatta finalmente, non poteva andare meglio di così. Guardate anche il pacco pignoni, mi sono dimenticato di farvi vedere, guardate quanto è grande. Nelle biciclette che avevo prima, un pochettino più datate, si limitavano ad avere 10 marce e arrivavano qua. Guardate quanto è grande sto pacco pignoni. E niente, vi lascio qualche clip, buona giornata. Hey. Sì. Hey, we don't really want smoke, you ain't about that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. You don't really want smoke, you ain't about that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. Nigga too icy, I pull up in layers. Don't need a blade, I'm still gonna slay. Your mind on the bread, but I'm not a baker. Need a teaspoon, the way I get